Ma sì, torniamo un po' bambini. Canzone dei Puffi, Occhi di gatto, Kiss Me Licia e Cristina D'Avena. Brava. Aspettate però, ve la siete cavati così perché non avevo modo, terrorizzata da cadere con questo abito pesante. Attenzione, siete pronti? Mila e Shiro. Anche Shiro e Mila. La stanno tutti. Loretta, iniziamo da te. Troppo divertente. È stato un inizio bello, ci ha fatto tornare ragazzini, un po' tutti. Oddio, io veramente quando ho cominciato a leggere ero grande, a dire la verità. I miei idoli, sai chi erano? Scaramucai. Scaramucai. Io sono Scaramucai, combino sempre guai, e sono quel pagliaccio che vedere rifaccio. Che era la Finuccia Nava, una delle tre sorelle. E quindi, Canarino Titti. E vabbè, Canarino Titti. Era proprio la voce di Loretta. Bella, brava. È stata veramente una sferzata di energia, anche perché questo è il primo numero, abbiamo cominciato già col balletto e io sono tutta contenta quando cominciamo così. Anche brava. Puffi, anche i Puffi. Anche i Puffi, certo. Enrico. Senti, io non lo dico quali sono gli idoli di quando ero ragazzino io, perché a me mi è toccato Rin Tin Tin. Il sergente, il Rip Master, il tenente O'Hara. Insomma, lei mi è piaciuta perché si è trasformata. E io ti ho visto quando sei scesa, mi sembravi Cristina D'Avena, che poi a me mi piace. Lo sai che è la cantante preferita dalla Coldiretti, D'Avena. Insomma, e poi io sono vegetariano, quindi avena, orzo. Va bene, Cristian. Guarda, l'hai fatta talmente bene che adesso quando ti nasce la pupa gli darai il latte coi fiocchi d'avena. Brava Maria, sentiamo il tuo parere. Guarda, io l'ho seguita da casa, lei è bravissima, ancora più brava vedendola qua dal vivo,
Perché poi non è facile fare la Davena, no. Perché è un personaggio eternamente giovane e lei è bravissima nelle mani, nella postura, negli occhi, nel come muoveva la bocca, davvero, davvero brava. Molto bene. Tutto negli occhi, eh? fa delle cose incredibili. È vero, è vero, è vero. Guarda, te l'ho detto, il cuore ti fa delle cose...